Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui, grazie soprattutto agli ospiti che sono collegati da Roma. Un ringraziamento particolare perché dedicarci attenzione in questi giorni frenetici ed importanti per il Paese, ma soprattutto per il governo del nostro Paese, credo che abbiano fatto uno sforzo notevole, di questo voglio essere grato. Che dire, aprire questo tema sull'internazionalizzazione vuol dire aprire un mondo ampio, un panorama che potrebbe offrirci infinite occasioni di intervento, di collaborazione, ma soprattutto di essere parte di progetti che uniscano i paesi e che in queste unioni e in queste nostre peregrinazioni in giro per il mondo con la musica potremmo offrire un grande contributo anche alla sottoscrizione di accordi commerciali importanti che spesso i paesi fanno tra di loro. E a proposito di questo vorrei citare una roba che mi è capitata proprio in una di queste occasioni, e stranamente nel 2005, quando mi candidai per la prima volta ma non fui eletto alla presidenza di Assomusica, parlavo di scenari internazionali, di rapporti con la Cina, con i paesi emergenti e tutto quanto. Poi alle volte, ecco, oggi prima parlavo anche di sogni, ma molto spesso ho avuto la fortuna che questi sogni si realizzano. Una di queste occasioni è stata esattamente nel 2014, in maggio 2014, quando tramite relazioni che avevo intavolato con esponenti cinesi, mi chiesero di partecipare all'evento inaugurale che si tenne a Xi'an in Cina, di quello che era il progetto e l'inaugurazione della Via della Seta, tanto cara a Xi Jinping. La cosa buffissima è che nella presentazione di questo di questa manifestazione, che si sviluppò in tre giornate, mi ritrovai con un chiamiamolo programma di sala in cui c'era un mio intervento che non avevo mai discusso, né scritto né pensato con i cinesi. Ma la cosa strana è che mi ci ritrovai pienamente, cioè avevano riportato quelle parole che avrei usato in quell'occasione. E l'occasione era quindi una sorta di interazione tra generi musicali chiaramente diversi tra quelli cinesi e quelli del nostro paese. Che voglio dire? Quella fu un'occasione dove ci furono poi rapporti con ambasciate, con soggetti interessati ad attività in Italia e tutto quanto. Che voglio dire? Questo è un esempio della forza che può avere la musica nell'internazionalizzazione. Ma questo è anche un esempio di quello che può essere lo sviluppo oggi, è il veicolo che la musica può offrire anche a quello che non è la presenza fisica in un luogo, ma quella che è in qualche modo la presenza nelle piattaforme che vanno per la maggiore in questo quasi quarto di secolo. A questo punto io mi fermerei qua perché credo di aver dato un assist al prossimo intervento e poi andiamo avanti sulla presenza invece di persona, perché questo invece, soprattutto in certi paesi, ti consente di seguire quei rituali tipici che hanno le politiche di ogni paese, con incontri, relazioni che puoi fare solo ed esclusivamente dal vivo, non in remoto. Buonasera a tutti e grazie per essere venuti e grazie alla Presidente Sfera per avermi chiesto di moderare questo interessantissimo panel.
che dal titolo già, come dire, ha degli spunti molto interessanti, perché allo stesso tempo si parla di internazionalizzazione, che già di per sé è un concetto fondamentale per qualsiasi sistema produttivo e tanto più per un sistema come quello musicale, e contiene anche la parola futuro, considerando che il processo di sostegno all'internazionalizzazione nel campo musicale è nato sostanzialmente 10 anni fa, forse meno, e ancora, al di là che per la caparbietà e la capacità di alcuni manca di una visione sistemica, perché non dimentichiamo mai che la musica, al di là degli aspetti culturali, sociali, eccetera, eccetera, deve essere sempre considerato alla stregua di qualsiasi altro comparto produttivo, e quindi all'interno di un sistema più complesso, perché la musica è una grande filiera composta da innumerevoli soggetti di altissima professionalità. Ed il sistema, come qualsiasi sistema produttivo, richiede una serie di strumenti, di attenzioni, di politiche, di azioni, che ovviamente ne accompagnino la crescita, ne accompagnino lo sviluppo, e in questo caso direi nel sistema musicale si occupi sostanzialmente del consolidamento, perché essendo un percorso che è appena cominciato, e a mio modo di vedere ha bisogno di una forte opera di consolidamento e come dire, di una visione che non può che essere sistemica e quindi comune, cioè fatta, pensata e attuata da ciascun componente questa gigantesca filiera. E se è vero questo, chiederei al primo ospite, al dottor Vigna, che è dirigente della divisione quinta. Buonasera, dottor Vigna. Buonasera, buonasera a tutti. Che è il dirigente della divisione quinta del MISE, ovvero del Ministero dello Sviluppo Economico. La quinta divisione si occupa specificatamente, anche anzi, dell'industria del Made in Italy e delle industrie creative. Le volevo fare subito una domanda. Ho letto fra gli obiettivi che la sua divisione ha, un obiettivo che non le nascondo mi ha fatto molto piacere, e probabilmente è una delle prime volte che leggo un'affermazione di questo tipo. Ovvero, il primo punto cita: elaborazione in raccordo con il MIBACT e gli altri enti territoriali di una strategia nazionale per il sostegno delle imprese culturali e creative. Ora, io credo che il concetto di strategia nazionale sia perfettamente dentro la visione, come dire, della cultura e della musica nello specifico come sistema. Per cui i miei personali complimenti, come dire, a questa definizione, e che chiedo di spiegarci in poche parole. Grazie. Sì, innanzitutto buonasera e grazie al Presidente Spera, grazie all'Asso Musica per questo invito. Mi dispiace veramente molto non essere con voi, e per quello che significa la Milano Music Week, e perché in presenza sarebbe stato sicuramente molto più piacevole poter fornire un contributo a questo panel di attività che compiamo all'interno del Ministero dello Sviluppo Economico, che da qualche giorno ha cambiato nome e adesso ci chiamiamo Ministero delle Imprese e del Made in Italy. In realtà ce ne sono moltissime. L'attività che svolgo per il Made in Italy e l'industria creativa in realtà si colloca all'interno una parte del Ministero che fa le strategie, che sarebbe sostanzialmente la direzione della politica industriale. Ora, quando abbiamo interlocuzioni con sistemi di imprese, con associazioni come Assomusica, in realtà cerchiamo di ragionare a sistema e di cogliere quelle che sono le istanze e le esigenze, in modo tale da poter interloquire con le altre amministrazioni per creare delle strategie nazionali con dei percorsi che prevedono, almeno per quanto ci riguarda, tutto il sostegno possibile in termini economici e finanziari.
In questo momento non sarà sfuggito che il cambio di nome pone l'accento molto, molto importantemente, scusatemi, poniamo enfasi sul Made in Italy e quindi sull'export, sull'internazionalizzazione. Tant'è che il cambio di nome ha fatto da predecessore a un provvedimento immediatamente successivo che ha riportato a casa del Ministero ex sviluppo economico di competenze in termini di internazionalizzazione. Per esempio è stato istituito il Comitato Interministeriale per il Made in Italy nel mondo e questa cosa ci vedrà partecipare insieme al MAECI, quindi Ministero degli Affari Esteri, e ad altri dicasteri nella definizione di varie cose, tra cui, ad esempio, cito sostanzialmente la definizione delle nuove tecnologie che servono per accompagnare le imprese in processi di internazionalizzazione, orsù, quello di cui stiamo parlando oggi. Ora, è sì vero che l'attività riguarda l'ascolto di ogni associazione, però è anche vero che spesso le misure che poniamo in campo sono un po' trasversali, con ciò a dire che esistono già moltissimi strumenti che Assomusica e tutte le aziende collegate nel settore possono utilizzare per favorire questo processo di internazionalizzazione. Quindi, oltre al lavoro che faremo con il Comitato Interministeriale per il Made in Italy nel mondo, oltre al supporto che avremo insieme agli strumenti ICE, SIMEST e SACE, nei quali il Ministero ha acquisito nuovi poteri di governance da circa una settimana, in realtà io inviterei tutti a dare uno sguardo a quello che già è in essere in termini di digitalizzazione per le imprese con il nostro credito d'imposta, l'industria 4.0. sostanzialmente, se si investe in un certo ambito, per esempio l'acquisto di strumentazione per andare nel metaverso, l'acquisto di Oculus per fare un concerto live in modalità mista con realtà virtuale aumentata, quindi fare qualcosa di creativo che riguarda un impatto digitale, ebbene questi investimenti sono finanziati dal Ministero con un credito d'imposta che viene rilasciato alle imprese. La digitalizzazione di per sé consente di andare all'estero perché rende immediatamente brevi tutte le distanze e perché in qualche maniera si pone come cross border per definizione. Unitamente a questo, quello che facciamo appunto è dare un ascolto e in questi termini noi ci poniamo attentamente all'ascolto di Assomusica e di quelle che sono le istanze che verranno prospettate. Ad ogni modo, il messaggio che volevo lasciare e che mi piacerebbe passasse agli interlocutori presenti in sala, a quelli che eventualmente ci ascoltano da remoto, è che sul sito incentivi.gov.it voi potrete immediatamente avere una panoramica completa di quelli che sono gli strumenti già esistenti, salvo poi la possibilità di andarli a definire di nuovi sulla base di esigenze che andiamo ad individuare. Grazie. La ringrazio moltissimo. Prendo spunto da quello che ha appena detto perché le imprese che hanno la possibilità di, come dire, di evolversi e di acquisire strumenti sempre più corposi, al di là che guardare sul mercato nazionale, hanno, diciamo, il dovere a questo punto di guardare oltre i propri confini e quindi non solo implementare i propri affari, diciamo così, ma anche, come ha detto lei, essere portatori del Made in Italy e quindi delle produzioni culturali italiane all'estero. E in questo momento nel paese ci sono due strumenti fondamentali ed importanti rispetto a questo: uno è l'ICE, l'altro è Italian Music Lab, che benché abbiano due, come dire, due storie completamente diverse, per certi versi sono complementari. E per altri agiscono, come dire, su piani chi in maniera più dinamica, chi in maniera un po' più classica, però al momento sono oggettivamente le uniche due piattaforme che consentono al sistema musicale di questo paese di, come dire, non di essere presenti all'estero, perché c'è una parte non considerevole ma molto interessante
di sistema musicale che è presente all'estero con le proprie forze e a prescindere. E questo è un argomento che tratterò poi magari con, nel penultimo intervento. Però chiedo adesso al dottor Luongo, quindi direttore generale dell'ICE, che dovrebbe essere collegato. Sì, sì, eccomi. Buongiorno, buonasera, anzi buon pomeriggio, ben trovato. Chiedo al dottor Luongo come l'ICE, non solo nel recente passato, ma nel futuro prossimo, quali sono gli strumenti e le opportunità che il sistema musicale può sposare con l'ICE per avere una ulteriore opportunità di presenza all'estero. In primis grazie a lei, grazie ad Assomusico, a Fimi e tutti gli organizzatori per aver voluto la partecipazione dell'ICE a questo importante evento della settimana della musica a Milano. Beh, il tema è proprio questo. Quando noi con Fimi abbiamo iniziato la collaborazione, quindi con il settore musicale italiano e discografico italiano, abbiamo iniziato a discutere di che cosa fosse poi fondamentale per il sistema. Beh, noi ci siamo accorti qualche anno fa che effettivamente le potenzialità del settore musicale italiano erano tante, purtroppo invece c'era una certa disorganizzazione del sistema affinché questo venisse presentato in maniera organica sui mercati internazionali. E quindi, partendo, adesso diamo la concretezza, diciamo, al mio intervento, cerco di dare la concretezza al nostro intervento, noi abbiamo organizzato negli ultimi 5 anni tante iniziative fuori dai confini nazionali per far sì che il sistema discografico musicale italiano fosse maggiormente presente, in modo da poter vendere sempre più royalties, diritti, potesse far parte di circuiti anche di organizzazione, di eventi, spettacoli, eccetera, fuori dai confini nazionali. Da qualche anno a questa parte invece, e qui l'intervento con Asso Musica, noi abbiamo voluto in un certo senso far presente che, come a Milano c'è la settimana del design, quindi la Design Week, la Fashion Week, eccetera, ci fosse anche la Milano Music Week, che consente agli operatori stranieri, noi ne abbiamo portati come ICE è l'agenzia che, per chi non ci conoscesse, è l'agenzia per l'internazionalizzazione delle imprese italiane sui mercati esteri, appunto in covigilanza con il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero delle Imprese del Made in Italy, appunto la rivisitazione l'ha data adesso pochi istanti fa brillantemente il collega del MIMIT, e con l'obiettivo abbiamo portato 30 operatori internazionali da 12 paesi, e sono 30 operatori che sono promoter, agenti, agenzie di PR, organizzatori di festival, etichette discografiche da 12 paesi, anche alcuni veramente di grande importanza strategica, altri invece sono di visione prospettica per il nostro paese e dove noi ci possiamo affacciare per recuperare sempre più quote di mercato. Quello che noi suggeriamo naturalmente è che noi abbiamo un programma promozionale, tra parentesi, come dicevo prima, anche molto imperniato sulle attività che noi facciamo all'estero, sono quelle che si fanno per esempio ad Austin negli Stati Uniti, il Canadian Music Week, Billboard Latino a Miami, l'Hit Week a Los Angeles, quindi incentrate essenzialmente su questi avvenimenti che sono focalizzati negli Stati Uniti ma hanno anche una visione internazionale, perché raggruppano tantissimi operatori anche da altri paesi. Siamo pronti a dialogare con Fimi e con Asso Musica proprio per vedere altri eventi sia sul territorio nazionale o che possano promuovere il sistema musicale italiano al meglio sui mercati internazionali. Poi noi abbiamo, e questo è importante che si sappia anche per coloro i quali sono in collegamento o anche fisicamente presenti lì a Milano, noi abbiamo una rete di 80 uffici all'estero in connessione con le ambasciate, e quindi questi nostri
punti di osservazione, di assistenza alle imprese sui mercati internazionali servono proprio e pure al sistema discografico italiano per sondare mercati di particolare interesse, quali possono essere i mercati dell'estremo oriente asiatico. Prima il dottor Spera parlava all'inizio della Cina, mercato interessantissimo che noi abbiamo esplorato per tanti settori culturali o dell'industria creativa, parlo del settore del libro, del cinema, eccetera, e perché no, lo dobbiamo e dobbiamo insistere anche sul settore musicale, ma noi la nostra rete degli uffici è veramente a disposizione, lo dico e lo ribadisco, proprio perché spesso poi lì ci viene connaturato soltanto sul tema dell'attività promozionale, fiere, mostre, workshop, incoming a eventi come questo del Line Check Music Meeting, questa Milano Music Week, no, noi abbiamo la nostra rete che può servire alle case discografiche, ai produttori di musica a livello diciamo nazionale che vogliono affermarsi sui mercati internazionali, di poter godere di una collaborazione da parte dei nostri esperti settoriali nei singoli paesi che vi possono aiutare ad essere a fare più sistema. Noi naturalmente raccolgo quello che lei ha detto all'inizio, perché è importante evidenziarlo, noi vogliamo sempre più lavorare a livello sistemico ed ecco perché il ruolo centrale che adesso avrà il Ministero, il MIMIT, con il Ministero degli Affari Esteri, tutta anche la sezione non solo commerciale ma anche quella culturale, l'ICE per la parte di applicazione operativa delle strategie di internazionalizzazione, siamo veramente al vostro servizio. Io vorrei che fosse chiaro che l'ICE non è una sovrastruttura costruita per burocraticamente e dialoga essenzialmente con, come abbiamo fatto in particolare per la Milano Music Week, proprio per rendere le cose operative, e quei 30 operatori che sono da voi a Milano sono proprio degli operatori che stanno lì proprio per comprendere quali sono le reali e concrete opportunità di collaborazione col sistema imprenditoriale e industriale italiano del settore della musicale. Quindi ecco, io resto a disposizione naturalmente se fossero delle domande oppure delle integrazioni a quanto detto. Grazie. La ringrazio moltissimo per la disponibilità e nel secondo giro poi gliene chiederò qualcos'altro, diciamo così. Allora, dicevamo prima che delle due istituzioni presenti nel paese che favoriscono l'internazionalizzazione, una è l'ICE appunto e l'altra è Italian Music Lab, è diretta da Nur al-Hasba, alla quale chiedo, è oggettivo che come dire, la fondazione e la creazione della fondazione e del lavoro che state svolgendo sono stati come dire, una svolta importante in questo paese. E finalmente l'Italia, anche se in una forma non, come dire, secondo me, non pienamente finanziata e non pienamente grande quanto dovrebbe essere, ma tra mille sforzi, diciamo così, si è sicuramente portata a livello della stragrande maggioranza dei paesi europei e non, con una serie di bandi, attività, azioni, relazioni che tendono a favorire la crescita del sistema attraverso l'internazionalizzazione. Quindi chiedo di, come dire, riassumere in breve tempo qual è la mission principale. Qual è stata per certi versi è abbastanza chiara, mi interessa più capire adesso quale secondo te è, come dire, la strada che andrebbe presa, cioè se ci fosse il gioco vorrei questo, sono la regina del mondo adesso, vorrei che si facesse questo, anche perché abbiamo degli interlocutori ai quali magari... Allora, buon pomeriggio a tutti, funziona? Mi sentite? Sì, ok, ora sì. Buon pomeriggio a tutti, io sono Nur al-Habash, direttrice della Fondazione Italia Music Club, che è una fondazione che ha creato SIAE per supportare le aziende che operano nella musica italiana e gli artisti e gli autori.
All'interno di questa struttura c'è un ufficio che si chiama Italia Music Export, che è appunto l'ufficio per l'export della musica italiana, che è stato lanciato nel 2017 da SIAE ed è il primo nel suo genere in Italia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nel resto del mondo questi uffici per l'export della musica per sostenere l'internazionalizzazione esistevano magari già da tantissimi anni. In Francia per esempio è stato lanciato nel 97, da noi è arrivato nel 2017, quindi SIAE da quel punto ha diciamo investito verticalmente sul supporto alla musica italiana all'estero. Lo abbiamo fatto, come stava raccontando Antonio, con dei bandi, per esempio. Noi tutti gli anni, 2-3 volte l'anno, sosteniamo tantissime aziende, tantissimi musicisti, tantissimi professionisti nelle loro attività all'estero, sia per quanto riguarda concerti, live, showcase, tournée, ma anche viaggi di lavoro. Quindi noi per esempio sosteniamo tutte le aziende italiane che vogliono magari partecipare al South by Southwest, come citava il dottor Luongo, oppure a fiere in Cina. Insomma, sono degli investimenti che succede spesso che le aziende italiane magari non si possono permettere pienamente di fare, e quindi la nostra struttura finanziata da SIAE entra in gioco, diciamo. Negli anni abbiamo costruito un network molto importante, in primis perché siamo in contatto con tutti gli uffici di export musicale del mondo, siamo in una stessa associazione e diciamo c'è uno scambio anche giornaliero in alcuni casi, e questo fa sì che nascano tantissime sinergie e tantissimi progetti condivisi, quindi non solo a livello europeo ma anche a livello internazionale. Collaboriamo spessissimo anche con la Commissione europea per progetti appunto di potenziamento dell'export della musica europea o anche di ricerca per capire qual è il benchmark dal quale stiamo partendo. E infine abbiamo anche insomma contatti istituzionali, collaborazioni istituzionali qui in Italia con l'ICE del dottor Luongo. Appunto collaboriamo per i progetti di incoming e per le fiere all'estero. Con il Ministero degli Affari Esteri negli ultimi 2 anni abbiamo avviato una collaborazione molto proficua, perché ci hanno affidato una serie di progetti di sostegno a artisti italiani, aziende della musica italiana che insomma volessero andare all'estero. Ed è stato veramente un percorso che abbiamo fatto molto importante, che ci ha portato anche a organizzare dei corsi di aggiornamento per tutti i direttori degli istituti di cultura italiana all'estero, che insomma svolgono un ruolo veramente molto importante nella diffusione della musica italiana all'estero, ma non sempre magari hanno contezza di quello che succede nella nostra scena musicale o che tipo di partner possono avere nei loro paesi. Quindi abbiamo fatto anche questi corsi di aggiornamento per loro, che sono serviti a far partire anche nuovi progetti, perché adesso per esempio ci contattano tantissimi istituti di cultura italiana in tutto il mondo per chiederci di aiutarli ad organizzare festival di musica italiana, serate, DJ set, investendo molto anche in generi musicali che finora sono stati poco esplorati. Per esempio penso alla musica elettronica, che a livello istituzionale non ha mai avuto un grande diciamo sostegno, o meglio c'è tantissima potenzialità da questo punto di vista. Vengo alla tua domanda: che cosa possiamo fare di qui in avanti? Senza dubbio continuare su questa direttrice che abbiamo preso. Più tardi, oggi pomeriggio, presenteremo un report con diversi numeri interessanti riguardo l'export della musica italiana, ma soprattutto raccolgo l'invito dei relatori che hanno parlato finora nel fare sistema, per cui una piattaforma diciamo funzionante che fa solo questo c'è, Italia Music Export, e se si converge sullo stesso obiettivo in maniera coordinata e anche diciamo potente, sono sicura che riusciremo a raggiungere dei risultati importanti. Mi sembra un ottimo obiettivo. Il dottor Vigna purtroppo ha un'urgenza, deve scollegarsi, non so se è ancora collegato, lo saluto. Altrimenti è un saluto remoto. Allora, Alessandro Ceccarelli,
diciamo che tu rappresenti l'utilizzatore finale di tutto ciò, sia in quanto impresa, in quanto rappresentante di artisti. Del resto, come ci dicevamo prima, l'internazionalizzazione, ma allora, la musica è un sistema, per cui che qualsiasi sistema produttivo ha un prodotto ed un consumatore, e questo prodotto è fatto, come dire, da una creazione artistica, in questo caso, e da un produttore che prende il prodotto e lo porta nel mercato, in questo caso più ampio possibile. Indubbiamente tu, insieme a qualche altro, in sala c'è un altro precursore dell'internazionalizzazione che è Titti Santini, ma cioè, voglio dire, voi due da 15 anni, forse più, di più, avete investito moltissimo nel vostro lavoro e nella vostra crescita, come dire, guardando molto più in là e guardando decisamente fuori dal piccolo mercato del paese. Quindi considerando che, ribadisco, l'utilizzatore finale, gli utilizzatori finali siete voi, faccio una domanda prima come imprenditori e poi come manager di artisti, perché il contenuto secondo me è fondamentale anche. Vero. Intanto ringrazio tutti di essere presenti. Devo dire che questo tema dell'internazionalizzazione mi è molto caro, perché io sono entrato a fare questo lavoro improvvisamente, senza sapere nulla veramente di che cosa fosse il mondo della musica, esattamente 30 anni fa. E 30 anni fa sono entrato e la prima cosa che ho fatto in questo mondo è stato fare un tour all'estero con un gruppo che magari qualcuno qui se lo ricorda, erano i Mau Mau. E io mi sono trovato a fare un lavoro, facevo il tour manager, non è che facevo una cosa importante, non sapevo neanche che cosa voleva dire, però mi sono buttato e mi sono trovato in Francia a fare da tour manager, ma a partecipare, ad avere dei contatti con persone che probabilmente di lì a poco avrebbero fatto quello sforzo di andare all'estero. Infatti nel 97 i francesi hanno fondato il loro ufficio esportazione musica, che da noi è arrivato 20 anni dopo. E là, ancora prima, io mi sono trovato di fronte veramente a un mondo che ovviamente era difficile, perché non c'erano i telefoni cellulari, o perlomeno ce n'erano pochi, per cui ti dovevi arrangiare, non c'erano le email, quindi si mandavano i fax, ancora pensate. Felix. Però siamo partiti con un gruppo italiano che aveva proprio l'esigenza di confrontarsi con quello che era il mondo estero, ed era supportato da una multinazionale, perché era uno di quei gruppi italiani degli anni 90, no, dei indipendenti che firmavano per la prima volta un contratto, no, con la Major, e la Major li ha supportati per fare questo tour in Francia. Quindi da quel momento il mio lavoro è partito, no? E da imprenditore ho fatto 30 anni, no? Ho cambiato società, eccetera, sono arrivato ad avere una società oggi che lavora con tantissimi artisti, spesso li cambiamo anche perché alcuni dopo un po' magari si sciolgono, muoiono, eccetera, eccetera. Però devo dire che il tema dell'andare fuori è sempre stato il tema principale, perché già a partire da quella prima tournée io ricordo bene il mercato della musica italiana aveva un grande vantaggio, perché tu andavi a fare cose all'estero e ti ritornavano casualmente in Italia, ti ritornavano in maniera forte anche a livello di promozione, di tutto il resto. Non era proprio un esportare un made in Italy, ma quasi. Oggi mi fa molto piacere che si sia arrivati a capire che il Made in Italy comprende anche forse il nostro mondo, che la musica è Made in Italy, come la moda, come la ristorazione, il cibo, no? che noi esportiamo in tutto il mondo con i cuochi, eccetera. Ecco, esportare artisti è sempre una cosa che
è complessa, difficile, perché poi da una parte hai i produttori di musica dal vivo, i produttori discografici e dall'altra parte gli artisti e i manager degli artisti. Quindi è un sistema complesso. Devo dire che ad ascoltare tutti oggi, nel corso di 30 anni, sono molto contento perché ci sono molte possibilità di fare internazionalizzazioni per noi, proprio perché sono nati dei punti di riferimento che sono importanti. Però dall'altra parte devo fare un po' di autocritica, perché mi trovo spesso da solo, no? Oggi sono qui, magari c'è Titti, però noi siamo in Assomusica, siamo 120 e io penso, ma perché non parlare mai fra di noi di che cosa possiamo fare insieme per poter portare avanti il nostro mondo? Certo. Perché è questo che manca. Allora l'autocritica è, sono tutti pronti, aspettano noi, ma noi, io credo che noi le idee le abbiamo sempre avute e sempre le porteremo avanti, quindi siamo pronti a incontrare chiunque per poter andare fuori a portare proprio il nostro Made in Italy. Questo è quello che mi sento di dire, e oggi a maggior ragione, dopo 30 anni, avere a disposizione tutti questi strumenti sono molto contento. Poi negli anni passati ci sono stati dei precursori, diciamo, no? Uno, il Medimex, no? Io ricordo benissimo, il Medimex è stato un qualcosa che a vederlo da fuori per noi operatori del settore, imprenditori, era cavolo, finalmente in Italia si fa qualcosa che parla all'estero e viceversa, perché non dimentichiamo che fare internazionalizzazione vuol dire portare fuori, ma portare fuori vuol dire avere contatti con gli stranieri e quindi portare poi in casa gli stranieri. Ecco, trovo che per esempio il Medimex, ma oggi non so, io vivo in Emilia Romagna e ho avuto negli ultimi 5-6 anni la possibilità di accedere anche dei fondi attraverso la regione, dei fondi dati per l'internazionalizzazione di società che magari esportano i bulloni o qualsiasi altra cosa del prodotto italiano, no? E abbiamo fatto delle attività proprio cercando di inserire la musica in un contesto dove la musica non è che ci stava proprio bene, però alla fine abbiamo capito che si può fare, e oggi dopo 2 anni di pandemia dico la musica è pronta per andare all'attacco di questa di quello che è una sfida, no, grande. Le regioni aiutano molto in questo, e perlomeno la regione Emilia-Romagna, ma io vedo che anche la Lombardia in qualche modo si muove, vedo la Puglia che continua a muoversi. La cosa che mi manca è proprio fare sistema, quindi l'autocritica è dobbiamo fare sistema noi operatori, noi imprenditori dobbiamo essere i primi a metterci lì, a ideare cose e a far sì che succedano queste cose. L'ultima cosa che ti dico è che è un po' una mancanza che io denoto. È vero che abbiamo la Milano Music Week, è vero che abbiamo festival internazionali importanti, eccetera, però mancano due cose fondamentali, cioè portare in Italia qualche evento, qualche fiera importante, tipo, non so, mi viene in mente il WOMEX, che è una fiera internazionale che ogni anno, ogni 2-3 anni cambia località, no? In Italia non c'è mai stata. Ed è una fiera dove quest'anno è stata a Lisbona, l'anno prossimo sarà in Spagna, in Galizia, però è stata in Danimarca, è stata in Italia, non c'è mai stata, e io trovo sempre, sono 30 anni, no? 25 anni che vado a queste fiere, e gli italiani sono aumentati sempre di più, aumentano, arrivano, ma perché? Perché l'Italia è ricchissima di world music, è ricchissima di musiche tradizionali che ogni regione esprime in maniera diversa, per cui è un sistema molto complicato, però perché non riuscire a portare in Italia un evento del genere? Questa è una mission che io penso bisogna darsi, almeno da parte nostra. E l'altra è quella di creare un qualcosa che sia di utile per tutti, ma che sia, non so, ad esempio, mi viene in mente organizzare un festival, una situazione dove tutti gli imprenditori, tutti i locali, tutti i club, i promoter, eccetera, possono confluire e dare una mano. Modello Glastonbury, io non so se qualcuno di voi è mai stato a Glastonbury è un festival molto importante in Inghilterra,
E io a Glastonbury, quando sono andato con un gruppo italiano, tra l'altro, sono rimasto impressionato dal fatto che oltre agli artisti main e ai palchi importanti, dentro questo festival c'era una grandissima attività di local promoter, artisti piccoli che si andavano ad esibire nei palchi minori, che però facevano il festival. Cioè uno a Glastonbury va perché sta bene una settimana e oltre a vedere i big si gusta anche quello che è il lavoro che ha fatto e che fa durante l'anno a casa sua, nel suo club, nella sua situazione, nella sua agenzia. E lì se lo vive e esporta tutto e dice io ci metto queste cose e diventa un'esperienza comune. Ecco, le esperienze comuni mancano. Sì, caro Alessandro, di temi ne hai posti troppi, diciamo così, per tre quarti d'ora, ci vorrebbero tre quarti di vita per affrontarli tutti, ma sono tutti super interessanti. Ci dicono che manca qualche minuto e non tiro le somme, diciamo così, ma partendo da quello che avete detto provo a dare, diciamo, una visione della cosa in un certo modo. La prima mi par di capire che al di là del lavoro che va fatto sugli imprenditori e sulle imprese e su chi gestisce, sui manager, sui festival, sulle agenzie, che è un lavoro non solamente, come dire, di strumenti per poter fare, per poter esportare meglio, così come si esportano i tondini o le piastrelle. Mettete bulloni nei vostri cannoni, cambiamo la canzone, diciamo. Okay. Mettete dei fiori. Quindi questo è uno, cannoni. Ma va bene per tutto, per cui se produci tondini o se produci dischi con delle specificità differenti, ma il sistema quello è, le imprese fanno quello, punto. D'altro canto però quello che manca è un altro aspetto dell'internazionalizzazione, che è la capacità, oltre che la predisposizione e la volontà di fare sistema, cioè di accrescere il sistema di rete e di relazioni al di fuori del proprio piccolo cortile. E questo è un gap, secondo me, culturale che questo paese ha in ciascun settore. È bizzarro però che nella musica e nella cultura, che dovrebbe essere invece proprio l'elemento, cioè l'incontro con gli altri, con le altre realtà simili, dovrebbe essere forse uno dei capisaldi del proprio lavoro, ed invece è bizzarro che questo manchi, e quindi magari andrebbe indotto e facilitato. La terza cosa è una mancanza di lavoro e di crescita sul prodotto culturale, perché poi è anche vero che i prodotti italiani che hanno trovato una cifra artistica che è capace di girare tutto il mondo, girano a prescindere che ci sia qualsiasi sostegno. Cioè tu l'hai fatto tante volte con Titti, l'ha fatto tante altre volte con, senza avere bisogno di niente. Il problema qual è? Che un paese non può vivere sulla eccellenza dei singoli, ma deve vivere su un sistema che ha delle punte alte, ha delle punte medie, ha delle punte basse, ma un sistema complessivamente che fa massa critica. E questo è quello che chiediamo, che va chiesto alle associazioni di categoria, alle istituzioni, agli operatori. E il solo modo per fare questo qual è? Non inventiamo niente, l'hanno già fatto in Francia 25 anni fa, lo fanno in Spagna, lo fanno in Corea, lo fanno in Canada. È quello di fare sistema. E come si può cominciare, se non, secondo me, quello di creare un tavolo fisico. In Francia per tanti anni i finanziamenti sull'internazionalizzazione erano da... Il budget dell'anno è questo, le associazioni e gli operatori decidono che obiettivi darsi, decidono cosa fare nei prossimi 2 anni, perché lo Stato ha l'obbligo di fotografare quello che è la realtà e di soddisfare quello che è la domanda del mercato, diciamo così. Allora, la creazione di un tavolo permanente dove dentro c'è Italian Music Lab, gli operatori,
l'ICE, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero della Cultura, perché ciascuno si muove per conto proprio, sembra, in maniera, facendo forza sulle relazioni quando si trovano, come dire, persone più disponibili o più attente, ma la tendenza è quella di andare un po' per conto proprio. Quindi io lancio questa, come dire, questa possibilità, questo progetto che poi può essere fatto al tavolo della Fondazione Telemusic Lab, può essere fatto al tavolo del MIC, può essere fatto al tavolo di Assomusica, non so, dell'ICE, qualsiasi cosa sia, però per fare il sistema bisogna. Prego. No, prima che facevo il giro perché... su tutto, ecco, do la parola. Prima mi permetto di dire che noi non è che abbiamo fatto questi programmi promozionali così perché spontaneamente ci siamo, abbiamo pensato in una sala del Gosplan che facessimo queste attività promozionali in giro per il mondo, eccetera, ma ci siamo concertati con le associazioni di categoria, come abbiamo fatto anche per la Milano Music Week, questo per sgombrare il campo da qualcuno che immagina che è una decisione autonoma. Oggi se abbiamo portato 30 operatori da voi lì a Milano è perché abbiamo valutato la vostra iniziativa, un'iniziativa valida e un'iniziativa sistemica a sostegno. Questo è il primo punto. Il secondo punto che invece rivolgo all'ultimo relatore è che noi raccogliamo invece in maniera molto, molto forte il suo segnale. Se c'è un'iniziativa, l'ho detto prima, forse non l'ho detto in maniera molto, molto chiara, ma se c'è un'iniziativa da portare in Italia o da fare in Italia che possa far valutare il settore della musica italiana ad un livello ancora più alto di quello attuale, noi siamo pronti a supportarlo. Ho fatto prima dei paragoni che come noi supportiamo la Milano Fashion Week, Milano Design Week, sia con operatori, sia con campagne di comunicazione, eccetera. Noi siamo per la concretezza. Quello che vorrei dire è che non è che noi stiamo parlando in maniera slegata rispetto al resto degli attori del settore musicale. Noi siamo stati fra i primi, e questo me ne vanto personalmente, potete chiedere al presidente di FIMI e al direttore generale di FIMI, della collaborazione che noi abbiamo con questo tavolo permanente che abbiamo con loro, ed evidentemente se oggi siamo con voi è anche perché riteniamo che con voi si possa e si debba lavorare. Quindi se ci sono delle proposte concrete, l'ho detto anche prima ma lo ripeto, che forse non vengo colto o sono io che non riesco a spiegare. Era per riconfermare la sua disponibilità. No, e questo mi pare evidente, però insomma, poiché c'è stata una proposta concreta da parte, adesso mi sfugge il cognome, Ceccarelli. Ecco, il dottor Ceccarelli, sì, scusi, commetto un errore, di far convergere sull'Italia. Beh, noi abbiamo tante iniziative di altri settori, dalla moda all'agroalimentare, dalla meccanica alla tecnologia, dall'aerospazio, eccetera, di grande importanza strategica a livello mondiale. Abbiamo anche portato recentemente, per esempio, faccio un esempio così per farvi comprendere, noi abbiamo portato a Milano Gastech, che è un'iniziativa sul settore dell'energia, degli idrocarburi, in particolare del gas, che non è un'iniziativa italiana che si fa gestito dall'organizzazione fieristica XYZ, ma proprio perché era un evento centrale di crescita del nostro settore della trasformazione energetiche, soprattutto in questo momento di grande difficoltà. E lo abbiamo fatto in collaborazione con la Fiera di Milano. Quindi se c'è un evento che voi ritenete che nel 2023, 24, 25, quello che sia possibile portare a Milano, fatecelo sapere. Voi, attraverso le associazioni di categoria, Assomusica, FIMI, quelle che siano, ci fate una richiesta e noi, incontrandoci, decideremo come agire su questo tema. Ecco, noi il tema della concretezza siamo, mi permetto di dire, imbattibili, nel senso che noi vogliamo essere concreti e sulla concretezza, come è stato detto anche dalla dottoressa prima alla Bash, dell'Italia Music Lab,
noi siamo per fare delle cose che siano di sistema, cioè noi non immaginiamo delle cose costruite così a caso, no? Era soltanto per chiarire, se no questa cosa, questa discussione, poi così ci sono anche dei giornalisti e delle cose, prende una piega, diciamo, che non è quella che assolutamente... No, invece mi sembra molto concreta, per cui sì, grazie. Volevo confermare quello che ha detto il dottor Luongo, perché stamattina sono andata io ad accogliere i 30 professionisti da tutto il mondo, e quindi insomma c'è stata un'accoglienza calorosa e c'è comunque una sinergia continua con ICE, che è molto attento, diciamo, ai bisogni dell'associazione di categoria, quindi mi permetto di fugare ogni dubbio su questo. Il mio non era un appunto all'ICE, ma al sistema complessivo, che è un'autocritica, se mi consentite. No, intanto, visto che c'è il dottor Luongo, se qualcuno avesse delle domande preferirei parlare meno e lasciare a voi eventuali domande. Altrimenti aggiungerei, prego, può andare anche per alla dare un senso. Spera. Bisogna capire bene il problema di noi italiani, che non guardiamo le fotografie e quindi ragioniamo su dei dati forse che non sono reali. Il tema è complesso perché nasce dalla creazione artistica, che è un fatto molto individualistico, e a catena tutto quello che si crea in questa filiera è individualistico, cioè non c'è una capacità di fare sistema. Quindi, dottor Luongo, questa è una prima criticità che ha il sistema o la categoria. Quindi tutto questo si ripercuote. A questo aggiungiamo che chi lavora in questo settore non ha capacità di dialogare con le istituzioni, se non quando gli viene posto un problema. L'altra cosa che è molto importante, che credo dopo la musica anglosassone e la musica latinoamericana, la musica italiana è quella che più va comunque all'estero, perché non c'è Francia, non c'è Germania, non c'è paese europeo che abbia la forza che ha la musica italiana, solo che anche questa viene gestita in maniera individualistica, ognuno si fa le sue cose e non le mette a sistema. Quindi, per risolvere il tema, quale deve essere? Che la categoria si metta un po' a sistema, il dialogo esiste e si facciano i progetti, ma i progetti sono funzionali a che cosa? A creare del lavoro, perché se non si fa questo come finalità si sbaglia. E dato che in Italia abbiamo un problema di lavoro di cui tutti parlano, ma nessuno dice quale lavoro la gente dovrebbe fare e con che modalità farlo. E questo non può esistere se non c'è una programmazione, se non ci sono delle analisi e dei programmi che guardino nel periodo breve ma anche lungo, perché è una roba che va costruita su un progetto pluriennale e non sul singolo spot dove si va a chiedere il finanziamento piuttosto che il supporto e tutto quanto. Se prescindiamo da questi tre aspetti che il nostro settore e lavoro ci presenta, forse sbagliamo, ecco. Qui poi si collega tutto l'aspetto che era legato alle piattaforme o alla possibilità che offre la rete, ma questa è un'altra storia. Allora, io direi che possiamo concludere, siamo già fuori del nostro tempo. Ringrazio gli ospiti e l'augurio che ci si ritrovi presto per ragionare su un grande progetto internazionale che possa favorire il favoloso patrimonio musicale di questo paese, non solo in Italia ma anche all'estero. Grazie a tutti. Grazie ancora, dottor Luongo. Grazie mille. Arrivederci. Grazie.